Buongiorno, ben ritrovati in questa nuova puntata di 7 in punto. Apriamo con questa trasmissione la pagina informativa Tele Padova 7 Gold con mezz'ora di approfondimento. Un ospite quest'oggi in studio, e che ospite potremmo dire, visto che abbiamo l'onore e il piacere di avere in studio Massimo Carlotto, scrittore, ben trovato. Grazie. Che proprio in queste ore parte con una nuova avventura. Un tir, si dicevi, è partito praticamente con il carico del nuovo romanzo di Massimo Carlotto, La signora del martedì, edito in queste giornate, e in queste giornate tra gennaio e febbraio, presenti in molte località del Triveneto e non soltanto. Appunto, il tour è proprio come quello di una rockstar che parte all'inizio. Quante date hai al momento? Al momento sono state organizzate una cinquantina, e un po' tutto il nord, centro Italia. E quindi d'altronde si fa così ora, è molto importante il rapporto con i lettori, quindi andare nei festival, nelle librerie è un modo per proporre il proprio lavoro. Lettori che hanno atteso appunto questo nuovo romanzo, anche perché questa attesa porta anche a diverse novità. In qualche modo hai voluto cambiare un po' gli schemi, dicevi, in che modo? Ma il noir ha sempre avuto delle regole narrative molto precise, anche proprio tal tipo di struttura: c'è un crimine, c'è un'indagine, c'è una soluzione, tutto si concentra sulle figure del carnefice, della vittima, appunto degli investigatori. Io ho voluto sparigliare un po' i giochi, lavorando su temi completamente diversi. Innanzitutto ho introdotto il caso. Il caso normalmente non c'è nel romanzo poliziesco del noir, perché dice non può essere un caso che, e invece qui il caso esiste. È tutto un caso. Il caso esiste, da una parte. E dall'altro ho voluto lavorare sugli effetti collaterali del crimine, nel senso sugli aspetti cosiddetti secondari, ma che in realtà secondari non sono, perché qualsiasi episodio criminale è in grado di modificare in profondità l'esistenza delle persone. Quindi non è un caso che esca questo libro, effettivamente. Da quanto tempo ci hai lavorato? Quanto tempo hai avuto questo tipo di ispirazione? Ho cominciato a maturare l'idea da un paio d'anni. Ci ho messo 2 anni buoni a lavorare, a scrivere, a raccogliere. D'altra parte io faccio sempre un certo periodo di approfondimento sui temi, la costruzione dei personaggi. Non mi piacciono le sorprese durante la scrittura, quindi c'è un lavoro di preparazione prima, e quindi sì, 2 anni buoni. Ecco, andiamo rispetto ai precedenti allora. Nei tuoi libri molto spesso ci sono dei luoghi ben definiti. Qui come siamo? Qui o dove siamo, ecco? Qui siamo nel nord Italia. In generale? Sì, tutto si svolge, quasi tutto, al terzo piano di un bel palazzo, di una bella piazza, di una bella città del nord Italia, ma non è definito. Genericamente bella. E anche questo è una sorta di rottura con il passato, nel senso che noi noiristi abbiamo sempre scelto di indicare bene il luogo di lavorare, cioè di trasformare il luogo in un personaggio. Qui è diverso, c'è e non c'è, ma sono soprattutto le persone, il profilo psicologico dei personaggi che emerge. Tecnicamente, di solito proponi anche una vera e propria scaletta musicale, se vogliamo, nell'arco dei libri. In questo libro si troveranno ancora consigli? No. Di questo tipo no. No, però ci sono consigli di bevuta. Ah, ecco. Nel senso che la misteriosa signora del martedì, sì, è una grande esperta di distillati. E quindi ogni martedì presenta un distillato diverso. Anche qui ho lavorato in maniera diversa, nel senso che sono entrato in modo laterale nel mondo dei distillati. Però ho trovato una persona che mi ha raccontato gli aspetti delle leggende intorno ai distillati, quindi ho lavorato molto su questo, è pieno di storie fantastiche. All'interno, appunto. I distillati sono anche una passione, al di là di conoscenze che hai detto di aver approfondito in questo momento. Ti piacciono molto? O? No, io sono sempre stato un appassionato di Calvados, come del resto Simenon col suo Maigret. Infatti il mio personaggio è Ligatore, beve Calvados. Ma qui il Calvados non c'è, ce ne sono altri, però è una passione. Però è anche una passione dal punto di vista storico, nel senso che è incredibile come il mondo dei distillati
rifletta in qualche modo le società in cui sono nati e si sono sviluppati. Altro aspetto, i personaggi. Personaggi, molto spesso hai trattato personaggi, se vogliamo, vulnerabili sotto certi aspetti, ma non davi tanto l'idea di apprezzare chi si è approfittato di questa vulnerabilità. Anche in questa Signora del Martedì accade un po' questo? Allora, uno dei temi fondamentali di questo romanzo è la vulnerabilità delle persone in una società che non ha più pietà, nel senso che questa società tende a dominare i diritti delle persone, a imporre come uno deve nascere fino a quando deve morire. Ci sono delle regole molto precise, delle regole anche non scritte ma che vengono imposte. Ecco, questi sono tre personaggi che per tutta la vita cercano di sfuggire a questa logica. Sono tre personaggi: la misteriosa Signora del Martedì, che cerca di sfuggire a... cioè, lei vorrebbe avere il diritto all'oblio, ma in questa società, con la nascita dei social, il diritto all'oblio è stato completamente cancellato. Il proprietario di questa pensione di Lisbona, dove si sviluppa buona parte della trama, è un vecchio travestito. E quindi, però, ora si traveste in privato, ma non all'esterno, perché teme la reazione delle persone. E infine il terzo personaggio è un attore porno, buonamente Fanzago, però un attore porno in disagio. Sono tre personaggi che vorrebbero vivere tranquillamente ai margini della società, senza dare fastidio a nessuno, ma questo non è possibile. Ecco, buonamente Fanzago, tra l'altro il nome da cosa deriva? Beh, buonamente è un nome di un scrittore del 400, quindi mi sono divertito a chiamare questo personaggio con un nome così importante. Questo perché a volte i genitori, nell'entusiasmo della nascita dei figli, spesso sono avventati, no? E danno ai figli dei nomi che poi sono molto complicati da portare nella vita. Dei marchi che restano poi... Sì, che non è facile averci a che fare. E si diceva in disarmo questo attore porno, purtroppo ha avuto una difficoltà particolare in un'età difficile anche per una carriera come la sua. Sì, questo è anche un romanzo sul dopo, sul dopo dei corpi. Sono tre corpi che hanno avuto un prima e un dopo. Sono tre corpi che sono stati desiderati, amati, quotati sul mercato. E buonamente Fanzago è un attore che a un certo punto della carriera ha avuto un ictus, e questo ictus l'ha completamente messo a immagine della propria carriera. E quindi l'ha messo profondamente in crisi. Interrogarsi sul dopo in una società che ha ormai l'ossessione per il corpo, secondo me è stato uno spunto interessante da sviluppare all'interno del romanzo. Citavi il proprietario della Lisbona, sostanzialmente, quindi il nome della città che in qualche modo salta fuori. C'è un motivo particolare per Lisbona? Cosa aveva collegato al personaggio? Allora, questo personaggio, il signor Alfredo, aveva vissuto molti anni a Lisbona, e quindi quando è tornato in Italia ha chiamato la pensione Lisbona, ma c'è tutta una storia che riguarda il Portogallo. Adesso, come si dice, non si può spoilerare però insomma c'è un motivo. Quindi atmosfere che ci porteranno anche un po' in giro. E invece, appunto, abbiamo detto di Nanà, in qualche modo accennato, anche lei, in che modo hai voluto riportarla appunto nel libro? Cos'ha di speciale, di particolare? Allora, questa signora ogni martedì da 9 anni frequenta la pensione di Lisbona perché buonamente Fanzago è il suo gigolò. E quindi hanno questo rapporto, che è diventato un rapporto fisso dalle 15 alle 16, e tra l'altro buonamente Fanzago si è perdutamente innamorato della sua cliente. Però lei è misteriosa, nel senso che non ha mai detto il suo nome, non ha mai voluto approfondire nulla di se stessa, però a un certo punto salta fuori la sua identità e scopriamo che questa Nanà, con questo il suo nome, era in realtà legata a un processo molto famoso che aveva
coinvolto l'opinione pubblica sia in città che a livello nazionale. Ecco, lei è una storia molto vecchia, lei avrebbe voluto avere questo diritto all'oblio, ma in realtà questa società, soprattutto per l'uso dei social, non ha più, non garantisce in nessun modo questo diritto. E allora è un personaggio profondamente in crisi, tutti e tre a un certo punto si troveranno coinvolti in una vicenda e a loro modo dovranno cercare, insomma, di salvarsi. Senza spoilerare, ma c'è solidarietà quindi che emerge da questo punto di vista nel loro rapporto, nelle vicende che dovranno affrontare? Sì. È una forma di solidarietà particolare, ma solidarietà, complicità, una sorta di percorso che fanno questi tre personaggi che, appunto, come dicevo prima, vorrebbero vivere tranquillamente, ma tranquillamente è molto complicato vivere, insomma. Ce l'hai un po' con i social, da questo punto di vista, per come in qualche modo tolgono questo diritto all'oblio? No, sono molto colpito dalla capacità dei social di esprimere il peggio, nel senso che questo fenomeno che viene chiamato, il termine è stato coniato da un filosofo coreano-tedesco che è shitstorm, no? E sono in grado di distruggere completamente la vita delle persone senza nessun controllo, no? Mentre dal punto di vista il mondo della stampa e dei media hanno delle regole a cui quantomeno dovrebbero attenersi, e comunque è un mondo che permette anche, no, in qualche modo di potersi confrontare e ribattere, il mondo dei social non è così. È migliorabile questo mondo dei social? Io credo che sia un problema interno di educazione delle persone che usano i social. E quello che mi preoccupa in generale è il fatto che ormai i social sono in grado anche di influenzare, soprattutto sul terreno della cronaca nera. Io credo che vedo alcune trasmissioni televisive e l'uso dei social che secondo me possono anche orientare, non sempre positivamente, anche l'agire di alcune procure. Ecco, hai anticipato una mia domanda, infatti non è soltanto una questione di internet, anche molto spesso alcune derive, se vogliamo, un certo tipo, uso anche questo proprio dell'utilizzo appunto di un certo tipo di trasmissioni, può portare effettivamente a non avere, ad avere una distorsione anche di certi fatti come avvengono. Sì, assolutamente sì, però tutto questo in un momento storico in cui in generale nessuno ha uno sguardo critico sulle cose, perché questo è un periodo in cui tutti colpevoli, no? C'è un grande desiderio di vendetta, di punizione, no, da parte dell'opinione pubblica, un'opinione pubblica frustrata per una situazione, per un momento storico che non è felice da nessun punto di vista. No, c'è un'infelicità anche delle persone, vuol dire, che è abbastanza evidente. Ecco, tutto questo però si può tradurre anche in una sorta di orientamento che può portare a risultati estremamente nefasti. Dunque, ci sono commissari, ispettori, investigatori in questo romanzo? C'è un commissario, di polizia che è una persona anche onesta, che fa il suo lavoro e che però avrà rapporti sia con questi personaggi, sia con i social, sia con il mondo del giornalismo, quindi lì vedremo come riuscirà a comportarsi, ad adattarsi a determinate situazioni. Lo puoi definire un po' meno noir di altri tuoi romanzi? Sì, nel senso che in questo romanzo c'è anche molta ironia, no? Anche autoironia dei personaggi, ma soprattutto non c'è criminalità organizzata, Non c'è un uso del romanzo per raccontare o denunciare determinate situazioni. Questo è uno sguardo che attraverso gli effetti collaterali determinati dal crimine è uno sguardo diverso sulla società di oggi.
Ecco, per uno scrittore come te che ha approfondito e denunciato sostanzialmente tanti aspetti da questo punto di vista, è stato quindi anche un respiro diverso, diciamo, prima magari di rimettersi nuovamente in quel tipo di indagine, di inchiesta. Sì, perché secondo me è un respiro necessario, nel senso che in Italia gli autori noir sono un blocco molto consistente che ha raccontato molto. E forse oggi bisogna interrogarsi sulle cose che vanno raccontate oggi. Io ho iniziato un percorso di, un po' di differenziazione, nel senso che secondo me è stato raccontato un certo tipo di criminalità, un certo tipo di personaggi vanno rivisti completamente. Ecco, ti sei cimentato anche per esempio in romanzi di ambientazione storica, tipo questi anni di Allah. Quello è un altro filone che potresti teoricamente riprendere in qualche modo, o sono... E te lo chiederò anche di questo libro, se sono esperimenti o comunque diciamo prove che vuoi poi portare avanti e portare avanti nuovamente. Ma non avevo mai scritto un romanzo storico, mi sono divertito a scriverlo, ma lì c'è stata un'occasione, cioè un viaggio ad Algeri che mi ha permesso di conoscere determinate situazioni, non solo, ma anche di poter accedere a una documentazione che nessuno so. Avrebbe potuto in altre situazioni, quindi da quel punto di vista lì c'è stata la grande occasione, però nonostante sia uscito da anni, ogni anno molti lettori mi chiedono di continuare. Lì ci vuole molto tempo, molta edizione, perché il romanzo storico presuppone una grandissima ricerca. Non so se ho proprio tutto questo tempo, però mi piacerebbe ritornare, ho due o tre argomenti. Questo è proprio la Signora del Martedì, è un tipo di romanzo su cui sicuramente continuerò come filone. Già il prossimo, che uscirà esattamente tra un anno, anche che se uscirà con un altro editore, avrà comunque questo tipo di impostazione. I diritti sono opzionati anche per eventuali trasposizioni? Proprio ieri sono stati opzionati i diritti cinematografici di questo romanzo, che ormai si usa. Lo leggono prima i produttori, insomma, ancora in bozze quando lo richiedono, e quindi c'è stata... Vediamo come si svilupperà. E quindi ci cade la domanda in questo caso. Quando scrivi, appunto, hai già in qualche modo una visione cinematografica di quello che stai scrivendo, oppure appunto è la storia che ti prende direttamente e poi può essere in qualche modo... ritoccata, rivista, se serve per cinema, televisione o altro? Ormai si è creata una situazione molto pericolosa, per cui tra autori, ogni volta che ci incontriamo ne parliamo, ma soprattutto anche gli editor delle case editrici, ormai stanno molto attenti a questo aspetto, nel senso che lo scrittore deve veramente non pensare ad altri sviluppi, cioè deve pensare al romanzo, perché se no c'è il rischio che il lettore immediatamente riconosca questo tipo di attitudine a vedere altro, e non funziona così, cioè bisogna stare molto attenti, perché è un problema di linguaggi e il linguaggio del romanzo deve rimanere integro, dopodiché può essere trasformato attraverso il lavoro degli sceneggiatori in altro, ma assolutamente non bisogna pensare a sviluppi o avere uno sguardo diverso se non quello del romanzo. Precisamente quello, non può, non si può derogare. Perché il romanziere scrive per far immaginare e invece lo sceneggiatore per far vedere. Se si creano momenti di contiguità, questi sono molto pericolosi. Ecco, quando invece si lavora in gruppo, nel senso appunto romanzi, ti è capitato con più firme, con De Cataldo, altri ancora. In quel caso com'è la collaborazione? Come avviene? Come vi dividete il lavoro, se si può definire questa cosa? Si lavora su binari separati o c'è collaborazione vera e propria? No, innanzitutto bisogna lavorare insieme, stare proprio insieme per costruire la trama. Una volta costruita la trama, lì si ruba il mestiere degli sceneggiatori, nel senso che si immagina il romanzo per scene, e ognuno poi ci si divide le scene e si lavora su quello. Poi si rimette tutti insieme e dalla prima parola alla prima riga bisogna cominciare a omogenizzare, perché lì il grande lavoro è omogenizzare le scritture, che sono inevitabilmente molto diverse.
penso sia facile che ci si innamori di personaggi che si è creato, ma ci si stufa anche di alcuni personaggi. È capitato in passato di aver magari così inserito qualcuno che poi dopo non si è voluto più tirare fuori in altre occasioni? Sì, sì, beh, io per esempio non ho scritto romanzi da Ligatore per 7 anni, perché ho voluto scrivere per scrivere altro. Poi c'è stata la rivolta dei lettori e quindi ho dovuto tenere conto anche di questo. I lettori si affezionano ai personaggi seriali e quindi dopo li chiedono. A me è capitata una scena molto divertente in una libreria di Trieste, dove un signore si è alzato, mentre stavo presentando un altro romanzo, si è alzato e mi ha detto: tu non puoi scrivere quello che vuoi, devi tener conto anche dei lettori. E su questo però devo dire che aveva anche ragione, nel senso che se inizi una, se hai una serialità, devi comunque rispettare il patto con il lettore. Quindi sono tornato alla Ligatore e ne ho scritto altri 3-4 romanzi, insomma. Ecco, allora, quel signore di Trieste fa finta che sia qui davanti e ti chieda se la Ligatore c'è anche nella Signora del Martedì. C'è. C'è come marchio di continuità, ma non è mai chiamato la Ligatore. C'è un personaggio che chi ha letto la Ligatore, conosce il personaggio, lo riconoscerà immediatamente, però troverà in questo personaggio degli aspetti psicologici che non erano mai stati sviluppati negli altri romanzi. E ci sono, anche qui, restando nei limiti appunto del, non si può spoilerare particolarmente, però anche in questo caso ci sono personaggi, se vogliamo, manipolatori, particolarmente malvagi, che in qualche modo rendono succubi, da pensare appunto Pellegrini con la moglie, o altre cose di questo tipo, di altri romanzi. Ce ne possono essere anche nella Signora del Martedì? C'è un personaggio molto negativo, ma non è manipolatorio. No. No, però è negativo, è un personaggio... E che poi si troverà, però non è no, la manipolazione è uno degli altri aspetti che hanno fondamentali del noir, ci sono sempre questo tipo di personaggi, qui non ci sono, ma non per una scelta precisa, che proprio nella trama non ci sta particolarmente, perché non c'è nulla da manipolare in questo romanzo, più che altro c'è tutto da incastrare, che è un po' diverso. Come si diceva, a ore comincia la presentazione appunto nelle varie librerie, Padova, Mestre, Verona, le prime date, quindi si parte dalla tua città inizialmente. E che momento è per lo scrittore Massimo Carlotto questo della partenza, della presentazione di un libro? Toglie spazio a magari a una vena creativa che c'è, che viene utilizzata lo stesso in questo momento, oppure devi concentrarti per forza e soltanto su quella che è sono le presentazioni? Beh, girare per l'Italia e presentare è molto faticoso, però da un lato è una scelta, per me è una scelta necessaria, perché è molto importante incontrare i librai e i lettori. Perché? Perché sono le figure fondamentali per darti la misura del tuo lavoro. Nel senso che negli anni si costruisce poi un rapporto solido con queste figure che sono in grado di restituirti pregi e difetti della tua produzione. E questo secondo me è l'unico modo per girare e parlare con le persone. Farlo in maniera virtuale è un percorso che non funziona. Proprio le librerie poi sono luoghi molto accoglienti, molto belli e che danno senso proprio al fatto, al dibattito sulla letteratura. Una delle novità, a parte oltre ai festival, sono un altro momento estremamente importante che in Italia si sta sviluppando positivamente, però sempre di più la libreria non è più un negozio che vende libri, ma anche piccoli centri di produzione culturale intorno alla letteratura, e quindi frequentarli è fondamentale. Sono cambiati i lettori in questi anni, e se sono cambiati, hanno modificato il tuo modo di scrivere, perlomeno l'hanno influenzato? Sono profondamente cambiati i lettori, proprio negli ultimi 4-5 anni sono proprio cambiati. I lettori appassionati del genere sono diventati molto più esperti e c'è un ritorno anche della serialità televisiva che ha reso diverso anche il lettore, perché
il lettore che segue la serialità editoriale segue anche quella televisiva, e quindi anche da un punto di vista culturale c'è stato, secondo me, un ampliamento da questo punto di vista. E la modificazione, sì, modificazione non tanto per inseguire il lettore, ma per trovare quei punti di interesse comune su cui confrontarsi, questo sì. Lo so. Sempre più libri comunque, in ogni caso, lo chiedo a Masco Carlotto, lettore in questo caso, preferisci sempre la carta per leggere un libro, oppure anche la versione digitale è un qualcosa che in qualche modo hai approcciato, ti piace? No, la versione digitale, io credo che sia un problema anche di età, di generazione. Io sono profondamente legato alla carta, nel senso che io so riconoscere dall'odore ogni casa editrice, cioè perché ogni casa editrice ha un inchiostro diverso, l'impasto, sono cose che io amo moltissimo, proprio l'oggetto libro. E quindi sono nato con quella fatti di colleziono, no? Cioè questa, è molto diverso. Invece leggo per lavoro leggo i manoscritti a livello digitale, però è una lettura per me completamente diversa. È asettica quasi. È asettica, sì. Quindi appunto lunga vita questo tir che è partito, e quanti tir ancora? Sarà un tir a quanto corrisponde più o meno? Sì, di circa 40.000 copie. Quindi tutta la prima edizione. La prima edizione, sì. All'interno. La signora Martedì, dunque, comincia questa nuova serie, e tu sai già cosa sarà il prossimo libro di Massimo Carlotto? È già qualcosa di pronto, è un qualcosa in elaborazione al momento? È un qualcosa in elaborazione, è una lavorazione avanzata, ed sarà un romanzo sul dubbio. Sul dubbio, è un tema che voglio affrontare da anni, mi mancava la storia giusta, l'ho trovata nel nord-ovest italiano, sono andato, l'ho conosciuto, l'ho approfondita, ed è una storia molto, molto interessante, una storia anche molto complessa, ma divertente anche da scrivere. In che modo? Nord-est, quindi in qualche modo lasciato momentaneamente da parte, o c'è sempre una grande influenza in quello che scrivi? In questo momento ho lasciato un po' da parte, perché secondo me, per fortuna, non c'ha grandi novità negative, nel senso che il sistema è quello, lo conosciamo, l'abbiamo raccontato, va bene così, ci sta succedendo qualcos'altro da altre parti, quindi vale la pena raccontare, insomma, andare oltre, insomma, lasciare i bei territori del nord-est. In assoluto. Verso i saluti, facci capire una cosa, però, che cosa ci aspetta per il futuro. Tra i tre personaggi, appunto, della signora del martedì, chi sarà di loro, o saranno loro sostanzialmente a portare avanti, se ci sarà appunto un proseguimento di questa serie? Ah, di questa serie, di questa cosa, no, sono tutti e tre. Tutti e tre. Ormai ho deciso di fondere tre personaggi in un unico personaggio che possa dare, insomma, respiro al possibile futuro respiro. Vediamo. Ti sei divertito più di altre volte a scriverlo? No, il divertimento è sempre, sempre lo stesso. Arrivare con tutti gli appunti, sedersi di fronte al computer per scrivere, è un momento di grande creatività. Una sfida a scomporre, come hai detto all'inizio, andare oltre il noir, questa è un po' anche la definizione, tanto oltre. Tanto oltre il noir, io credo che sia il momento per sperimentare. E sperimentare in letteratura è molto importante, perché significa allargare gli orizzonti e non rimanere imprigionati all'interno di alcune logiche narrative che ogni tanto segnano il passo. Per Massimo Carlotto è l'ora di sperimentare, per i lettori l'ora di leggere invece La signora del martedì, da queste ore appunto in libreria. Grazie a Massimo Carlotto per essere stato con noi. E buona giornata ancora. Grazie. Come altrettanto a voi, grazie per averci seguito in questa mattinata. Sette in punto torna puntualmente domattina qui all'inizio delle trasmissioni informative di Telepadova 7 Gold. Buona giornata, arrivederci.